Io mi sono un attimino soffermata sui nomi che sono stati attribuiti a Dio. Inizialmente mi è venuto da pensare quando Dio ha rivelato il suo nome a Mosè e ha detto: io quando vado giù con le tavole cosa devo dire? E Dio gli ha detto: devi dire che io sono colui che sono. Adesso io qui l'avevo già sentito l'appellativo Kyrios, no, Adonai anche l'avevo già sentito, che cioè era stato appunto sostituito con il Signore, che noi infatti leggiamo il Signore. La relazione tra io sono colui che sono e Kyrios, oppure Yahweh, oppure Adonai. Qual è quella corretta a questo punto? Cioè, tra virgolette, la relazione io sono quello che sono, la traduzione qual è? Cioè. Sì, qui ci sono studi su studi, evidentemente, su questo nome di Dio. In ebraico abbiamo un'espressione effettivamente difficile da tradurre. Mosè si sente dire: dirai al faraone che Eie, Asher Eie, ti manda. Allora, Eie è in ebraico verbo essere, è all'imperfetto, quindi l'imperfetto in ebraico vuol dire azione imperfettamente compiuta, quindi azione in essere, in divenire. Io sono colui che sono, è una buona traduzione, io sarò colui che sarò, e tante interpretazioni. Io vengo a quello che capisco. Secondo me vuol dire: io sono il Dio della storia. Io sono colui che interviene nella storia. Il mio essere è coinvolto con la vostra storia. Secondo me la traduzione migliore che si trova nella Bibbia stessa di questo nome che riecheggia nell'Esodo si trova nell'Apocalisse. Là dove il veggente dell'Apocalisse in greco, usando un greco sgrammaticato anche lì, no? Dice colui che è, che era e che viene. Che vuol dire è il Dio che non solo è presente in ogni tempo, ma che agisce in ogni tempo. Ecco, il nostro Dio è un Dio così, che non se ne sta in cielo, impassibile, indifferente rispetto alla storia, alle nostre vite, ci ha messo al mondo come un dio orologiaio, e lascia che il meccanismo di questo grande orologio che è la storia umana proceda secondo le sue leggi. No, no, è un dio che agisce e che agisce sempre, l'abbiamo detto anche oggi, agisce sempre per la salvezza, per il bene. È L'Abba, diceva Gesù, così lo chiamava Gesù, è il Papi. E se voi che siete cattivi, diceva Gesù, siete capaci di dare cose buone ai vostri figli, se un vostro figlio vi chiede del pane, non gli date uno scorpione, ecco, tanto più Dio. Ecco, questo Dio che è padre e madre, perché con lui le categorie umane tengono fino a un certo punto, è un Dio che interviene nella storia sempre per il bene. Lui che ha messo al mondo degli esseri, gli unici, in questo mondo perlomeno, dotati di libertà per sentirsi dire Dio ti amo, ecco, fa di tutto per portarci a dire ti amo. Con quella discrezione di cui parlavamo prima, la discrezione della baglia, la discrezione del padre, no? Ma lui vuole che liberamente giungiamo lì a dirgli: papà, ti amo. E è pronto a svenarsi, direi così, per farci giungere lì, ma sempre nel rispetto assoluto della nostra libertà. E questa è la grandezza di Dio. Cioè, un padre, una madre è sempre lì a fare il tiro alla fune con il figlio. Se tiri troppo diventa come te, non è più lui, sei tu che
che ti stai proiettando su di lui. Se lo lascia andare, sbaglia, e allora sei sempre lì fin quando vedi che sta in piedi, finalmente ce l'ho fatta a fare il papà, ce l'ho fatta a fare, ma dura tutta una vita con tanti errori possibili. Ecco, Dio è capace di portarci a dire ti amo rispettando sempre la nostra libertà. Questo è il mestiere di Dio.